Polifemo Tradizioni, una serie di puntate, di speciali della mia trasmissione che vogliono occuparsi, che intendono occuparsi delle tradizioni tarantine, tradizioni locali importanti, perché questo significa far cultura, promuovere il territorio, far crescere il nostro territorio, far vedere quelle che sono le nostre ricchezze, perché Taranto, grazie a Dio, non è soltanto Ilva, c'è tanto, ci sono tanti tesori nascosti a livello appunto di cultura, di storia, di tradizioni che vogliamo riportare alla luce e far brillare nel loro splendore. Una serie di incontri che faremo con Enzo Risolvo, il quale non ha bisogno di presentazioni, scrittore, esperto di tradizioni popolari tarantine, un esperto del nostro vernacolo, ma sarebbe limitativo quello che io dico perché, ripeto, sono tante le attività e tale e tanto il suo apporto culturale che, ripeto, potrei dimenticare alcune delle sue peculiarità ed attività. Realizzeremo queste puntate in una bellissima ed elegantissima location, mi riferisco al Bar Vittoria, sito a Taranto in via Cesare Battisti 83. Una realtà molto elegante, una realtà sensibile che ha voluto appunto patrocinare queste trasmissioni ritenendole importanti per la crescita e lo sviluppo di Taranto. Siamo qui ora nel gazebo, quindi come dire in piena città, dal vivo, e poi ovviamente vi facciamo vedere alcuni tratti, alcune zone di questo elegante bar, perché ripeto è bello quando gli imprenditori, le attività commerciali vivono e sentono la propria tarentinità sposando certe iniziative culturali. E allora Enzo Risolvo, ora fatte queste doverose premesse, noi ci occuperemo in queste puntate che seguiranno di tradizioni tarantine legate alla Santa Pasqua, ma facciamo un po' il punto, Enzo, di queste ultime attività che stai svolgendo, ultime perché se dovessimo dirle tutte non finiremmo più. Intanto vi ricordo che esiste un dizionario dialettale tarantino, che è questo di Enzo Risolvo, una ricchezza perché credo che sia un caso unico, un caso davvero unico. E allora Enzo, parliamo un po' di questi ultimi sforzi. Intanto io devo tenerlo io, no, come vuoi tu. E io ti devo ringraziare per avermi invitato, perché questa è una, mi permette di divulgare attraverso te, attraverso la tua emittente, alcune cose relative proprio alle tradizioni. Mi hai detto l'appuntamento al Bar Vittoria, io qualche perplessità l'ho avuto quando me l'hai detto, poi sono arrivato qui, ho visto che è veramente un signor bar accogliente, quindi stiamo... Le riserve ovviamente sue non erano sul bar in sé, ma sulla così decisione di fare certe trasmissioni in un bar, ma devo dire che è stato smentito, sì. Lo dico simpaticamente, è stato sorpreso e noi questo volevamo realizzare. E devo dire con grande piacere mi accingo a dire alcune notizie. Intanto ti ringrazio per aver citato il mio dizionario, che è praticamente il terzo dizionario che si fa a Taranto. Il primo fu fatto nel 1872, insomma alla fine dell'Ottocento. Poi c'è stato un altro fatto da Nicola Gigante e il mio è stato a fine 2018. Nel frattempo, in mezzo a questi due dizionari precedenti al mio, c'è stato quello del Rolfs fatto negli anni 50, ma che abbracciava tutti i dialetti del Salento, quindi è un po'
meno prezioso di quello di Gigante, di quello di De Vincentis e, se me lo consenti, di quello mio. Il mio ha 23.150 vocaboli, tutti con etimologia. Poi abbiamo parlato e parliamo di paremiologia, che è l'etimologia praticamente del popolo. L'Accademia della Crusca dice che la paremiologia fa riferimento all'etimologia del popolo, cioè Camor, Cafun. L'etimologia popolare dice che con la fune, ca-fune, ca-mor, e quella è la paremiologia. E quindi in queste attività che stiamo facendo, sono quattro lunedì che ci stiamo dedicando alla lettura del dialetto, alla conversazione sul dialetto, praticamente abbiamo fatto questi approfondimenti, una quarantina di tarantini stanno seguendo, siamo arrivati al terzo lunedì, il quarto lunedì è il prossimo, e poi consentimi di dire, fra il 2 aprile alle ore 16 nella Città Vecchia, in Piazza Castello, faremo la Via Crucis in dialetto. Questa è una novità o è una tradizione? Una novità. Io l'ho fatta 4-5 anni fa ed era... Vedo qui le poste, le stazioni. Le stazioni. E devo dire che mi sono, così mi pregio di aver invitato anche alcuni comuni, perché sono 14 le stazioni. Noi siamo 10 associazioni, quindi ogni associazione farà una stazione. Quattro comuni, Crispiano, Grottaglie e Leporano, sono tre i comuni. Questi tre comuni faranno anche loro una loro stazione, ma nel loro dialetto, quell'unire insieme le cose. Quindi questa è una novità. Devo dire che, oltre al patrocinio del comune di Taranto, abbiamo ottenuto il patrocinio della cattedrale. Sarà presente a questa iniziativa Don Emanuele Ferro, il quale mi ha detto che il Papa ha suggerito che l'importanza della preghiera in dialetto, e noi pregheremo in dialetto. È un modo proprio per vivere la passione proprio più intensamente, secondo proprio quelle che sono le origini, le tradizioni. Ma perché un tempo, negli anni tanti, fino all'ultima guerra. Quindi mi perdonami Enzo, quindi diciamo tutta la rappresentazione della passione sarà in dialetto. Io ho trovato anche le postazioni dove dobbiamo andare, quindi iniziamo con dove era la chiesa della Trinità, poi ci fermeremo a Palazzo Calò, che è quello che ha iniziato i riti della processione dei misteri, e via via dove ci sono le edicole, alcune edicole emotive, perché tante altre, finiremo poi nel Santuario Madonna della Salute, dove io racconterò alcune delle cose che inizio a dirle stasera attraverso, ci diamo del tu, attraverso la tua emittente. E poi ci sarà la messa il 2 aprile, e anche si festeggia l'ordinazione sacerdotale di Don Emanuele Ferro, il parroco della cattedrale, quindi sarà un insieme di cose a cui veramente invito la cittadinanza ad essere presente. Ecco, parlando di questa Via Crucis in dialetto, beh, certamente c'è un grosso lavoro alle spalle, sia per istruire i vari, appunto, figuranti e i vari soggetti che interpreteranno, no, i protagonisti della Sacra Passione, ma anche la scelta dei posti, dei luoghi. Sì, quello l'abbiamo fatto l'altra settimana, e nel frattempo ho anche scritto tutte le varie stazioni in dialetto. Chiaramente non possiamo leggerle tutte, ma Enzo, qualche rigo così, qualche stralcio proprio brevemente, sì, a caso. La settima stazione, che sarebbe la seconda caduta di Gesù. La voce narrante lo dice in italiano: Gesù cade per la seconda volta. La voce narrante dialettale: Gesù Cristo cade per la seconda volta. Il popolo: Gesù Cristo è caduto un'altra volta. Cristo stesso soffre pure il peso della croce.
è pupese della paccata nostra. Poi si incomincia l'invocazione, t'adorama Cristo e te benedicima, pur c'è qua crociato dove serva tu mon. E poi il commento, Cristo cade ancora, è pesante la croce che l'hanno data, ma più pesante sono le peccate nostre, che uccide Cristo ogni momento. Ma come si è alzata Cristo con amore e carità, tutto quanto sono alzate dopo peccato, e si possono salvare. E poi Santa Madre dice, tu vi fate, e questo, e poi si passa la volta all'ottava e via via. Dicevo, questa Via Crucis in dialetto, non so, io non sono un esperto, se si vive, se si rappresenta anche in altre città italiane, perché, o è una, se non una cosa esclusiva di Taranto, è comunque una rarità. Io che faccio ricerche e studi su queste cose, ti posso dire che siamo solo noi. Così come dicasi per i corsi di dialettologia, in tutto il sud di sicuro non c'è nessuno che ha fatto i corsi di dialettologia. Io li porterei nelle scuole. Questo è l'anno prossimo scolastico, è già programmato, lo proporremo all'inizio di anno scolastico a tutte le scuole di ogni ordine e grado, perché così come l'abbiamo stabilito i corsi di dialettologia, lo faremo secondo l'età, l'elementare una cosa, le medie un'altra, le superiori altre. Ma di questo io, quello di raccontare il dialetto nelle scuole è una cosa vecchia, l'ho fatto in tante scuole negli anni precedenti, adesso lo stiamo raffinando e quindi sarà una cosa più simpatica. Bene, e allora termina qui questo primo appuntamento con Enzo Risolvo. Abbiamo così fatto il punto di alcune delle sue ultime attività, questi corsi in dialetto, il dizionario dialettale tarantino e poi questa chicca, appunto ci sta presentando la Via Crucis in dialetto tarantino. Beh, penso che sia davvero un modo per far crescere il territorio ed essere orgogliosi della nostra tarantinità. La riscoperta dei valori della tarantinità. Il dialetto è uno di questi valori, cioè attraverso il dialetto, vedi, un tempo non c'era la scuola dell'obbligo, però c'era tanta devozione. Non dimenticare che a Taranto Vecchio c'erano un 34-35 tra chiese, conventi, santuari, eccetera. La gente però era devota, c'era tanta devozione e pregava. E come poteva pregare non sapendo leggere e scrivere? Col dialetto. Era l'unico linguaggio a disposizione. Infatti a Sant'Anna, per esempio, dicevano, la protettrice delle partorienti, la mamma della Madonna, Sant'Anna mea benedetta, avina a casa che ti aspetta, con Gesù Cristo e con Maria, fammi nascere un figlio mio. Bene, con queste perle di storia ci congediamo, non senza aver ringraziato ancora una volta il Bar Vittoria, sito a Taranto, in via Cesare Battisti 83, che ha contribuito a queste trasmissioni di cultura.